italiano si nuota, quello forte, ha lo stile che preferite, preferibilmente il proto. Metti vicino a me, così il 50 piano. Ehi, 50 piano nuotiamo, e li facciamo a 45 secondi. Ehi, questa è l'attivazione per il lavoro forte che dobbiamo fare. Adesso ci vuole veramente la mentalità che deve essere adeguata allo sport. È Londra! Allora, sono il Mattanasio, campione paralimpico 2008, ho la fortuna oggi di poter intervistare il pochissimo Raffaele Magnano, il signor Magnano. Diciamo reduce da, per chi non lo conosce, dalle finali olimpiche di Los Angeles 1984 ed oggi responsabile tecnico della canottiera in Napoli. Allora, è passato un po' di tempo alle finali olimpiche. Vabbè, però diciamo che è importante per questi ragazzi comunque di più all'Olimpica avere un allenatore che comunque è stato un grandissimo atleta di livello mondiale. Diciamo che è importante sempre seguire gli esempi, i buoni esempi. Noi abbiamo la fortuna qua al Circolo Canti Napoli di avere un gran numero di buoni, ottimi esempi di vita sportiva. E questo diciamo che ci fa molto piacere, però diciamo che la tua esperienza è nata prima come atleta, poi dopo ti è trasferita a Porto Vasco come portatore, come allenatore, come prima persona che si giovanissimi grandi campioni che stanno dando grandissime soddisfazioni. Infatti quest'anno diciamo che è stato per la canottiera di Napoli un grandissimo anno. Diciamo che siamo a metà stagione e abbiamo già raccolto un bel po' di risultati sportivi di notevole spessore tecnico. Si aspetta un finale di stagione dove i nostri atleti saranno impegnati per una serie di manifestazioni internazionali, dalla Coppa Comen ai campionati europei juniores, ai campionati estivi di categoria che saranno da Roma dal 4 al 13 agosto. Ho capito, quindi vabbè, io diciamo che ho doppia fortuna perché oltre che fare l'intervistatore oggi posso dire sono tra gli atleti della canottiera di Napoli, anche se diciamo per il comitato paralimpico, però volevo dire una cosa, quest'anno c'è stato qualche atleta di particolare, importante, mi sembra che sia comunque c'è la grandissima Stefania Pirozzi che è stata una grandissima soddisfazione. Parliamo delle donne, quindi facciamo per par condicio, diamo spazio alle donne che spesso diciamo alla cronaca dello sport nazionale e internazionale vengono di spalla poco delle donne. Questo è l'anno al femminile per quanto riguarda il nuoto agonistico, c'è Stefania Pirozzi che sta scalando la vetta di successi e di, speriamo di traguardi importanti a livello internazionale giovanile, e poi fra pochi giorni avremo il debutto di quest'anno del nostro squadra di atleti paralimpici, il campionato italiano. Davide Arrugo, un grandissimo atleta, io ritengo sempre a livello giovanile, ma un grandissimo atleta, oltre che un simpaticone, un grande amico. Però ci sono anche altri atleti che sono fortissimi come Mario Sanzullo. Sì, adesso abbiamo la coppia di fondisti Mario Sanzullo e Giovanni Postiglione che stanno veramente facendo molto bene. Però voglio dire, cioè, abbiamo alle spalle un gruppo di atleti, tutti quelli che nel recente campionato italiano invernale di basket hanno ottenuto notevoli risultati, ottimi risultati, piazzandosi sempre in ottime posizioni, come Mario Spadaro, come Manuela Foggia, chi altro? Davide Lombardi, Davide Lombardi. Insomma, abbiamo veramente un bel po' di piccolo sigillo, sì. Anche grande, ovviamente. Comunque. Niente, abbiamo una bella squadra con un bel gruppo di allenatori che stanno seguendo, per citarne qualcuno, Alessandro Peruso, Davide Rummolo, Luca Piscopo. Quindi c'è uno staff a completo di Salvatore di Esposito. Molto sì, sì, sì. Comunque va bene, lo senti, io ti ringrazio perché sei bellissima. Diciamo che sono agevolato perché non siamo chiuso, vengono operato tra i due atleti, quindi mi fa piacere questa cosa di intervistare. Ma tu sei oltre che mi ha accettato la mia mascolta, lo sai. Mi fa piacere. Una grande fiducia e vorrei in te una grandissima collaborazione anche futura. Io ti ringrazio perché per un atleta di messa in campo di Paralimpico questa è la più grande soddisfazione, essere in considerazione da oltre che un responsabile tecnico.
comunque di una squadra di livello mondiale, anche da un grandissimo, possiamo dire, ex atleta, anche se io credo che oggi se tu scendi in vasca fai piangere a parecchia gente, però io ho questa impressione. Comunque ragazzi, un saluto a tutti da Lello Avagnano e da Gianluca Attanasio.